C'è una verità di mettere la sostanza. Ti dice così che impazzire da voi. Quindi, per me è sicuramente. Ormai il via della vita ce n'è una mappa. Ma io avevo penato per la testa. Non avevo fatto niente per il tempo. Le illusioni se le creava lei, scusate. La prima ombra di screzio tra lei e il tempo della signorina Rachele. C'è stato perfino un momento in cui è stata felice quando si convinse della rottura del vostro fidanzamento, ma poi si sentì pagato soltanto per il prezzo. Ci siamo chiamati tutti, vogliamo avere un questo fatto, che per me la vita di un tanto. Sappiamo il perché, vero Peter? Avrei dovuto capire. Prima di lei io, Rosanna era sotto lì per le mie larvate minacce. E lei, paura di non resistere nell'area in suo segreto, spirito di autodistruzione e morbosa passione romana, non è un caso di più. Ma forse semplicemente anche lì. Provato quel sacrificio della propria vita. Ed è un caso di più. Io intanto. Sei tu che l'hai uccisa. E questo non fu risolto? Sì, è così. È come se tu stesso l'avessi uccisa. Se pensi questo, sì, che pazza di lei. Non sa, non era pazza. E io lo so ancora meno di lei. Altro è meglio. Meglio per te. Per te, che non sai che vuol dire. Tu la finisci! Sì. Ma nemmeno per sogno. Siediti, cerca di ragionare. Beh, ho ragionato abbastanza. E se ti fosse rimasto un'ombra di cervello e soprattutto di cuffia? Vedete un po' lo specchio. Sì, in questo momento. Vergogneresti di te stessa. Sei tu che dominarla. E fino alla fine dei tuoi giorni. Perché? Vattene, ti prego. Beh, allora te lo chiedo. No, non voglio sentire niente, vattene! Scusate! Mi stai facendo il più grosso errore. Non stai regalando e hai mente. Tu credi, tu sei convinta che sei stato io per quel maledetto diamante, che tutto quello che ho fatto per trovarmi lo sia stato un ingannio di funzione per mascherare le mie figlie e cercare addirittura la sua figlia. Per questa diversa, io potrei morire d'amore per te, se tu puoi credermi un uomo del genere, anche se tu mi stessa si chiedi in ginocchio. Però ti dico, quello che sono anche un ladro. Adesso devo diventare anche questo. Sì. Ecco. Ma cosa ti fa? Se non ti permessi che tu hai sbagliato. Non è possibile.
allora ti auguro che te ne accorgo da sola. Perché non ti perdonerai mai. Io parto da Beatrice, immediatamente. Vado a dirlo a Giulia. Sabato di questa sua camera. Sì, adesso, adesso. Io fai. Sarà quello che vorresti dirmi. Ma io ti un giorno saprai e mi farai la giù. Nessuno pensa da me. Credo che abbia sentito quello che ho detto a Beatrice. No, no, posso intuirlo. Io la ringrazio per tutto. E non so come esprimere il mio dispiacere per averla coinvolta in questa presidenziale faccenda che ormai non mi riguarda più. Ma il fatto che te riguarda non significa che non la riguardi più. Che vuol dire? Gli impulsi emotivi sono irrazionali, signor Play. Non rinunci alla sua intelligenza. Dovrei rimanere qui a forza. Ma è sicuro di non commettere un errore? Anche se fosse, non potrei tornare indietro. Il signor Blake è molto giovane, vero Beatrice? Può darsi. Signor Cass. Devo chiedermi un ultimo favore. Io l'ho pregata di venire qui. E adesso no, no. Ma Blake, a questo punto, lei non può e non deve chiedermi. Beatrice, mi dispiace far avvertire la signorina Verinder che dovrei subito parlarle. Non è che non glielo chiederà di interrompere l'indagine. Dovrà farlo personalmente. Lei è stato questo. Lei è stato il padre. E io torno a Londra. A mio momento. Comunque mio padre potrà sempre venire a trovarmi. Ha intenzione di recarsi all'estero? Non posso. Magari potessi io. Arrivederci. Signor Cazzo. Lei si ostina a tacere. E non pensa alle conseguenze del silenzio di Rosanna. Anche Rosanna, come lei, sapeva qualche cosa di importante. E non voleva dirlo. Forse non poteva. No. Indicava male. Gli altri e le circostanze. Come sta facendo lei? Io chiedo solo che nessuno mi parli più di questa storia. Che nessuno se ne occupi più. Nemmeno io? Mi dispiace. Nessuno. È una richiesta formale. La ringrazio. Non lo faccia. Un giorno mi ricorderà con rancore perché non l'ho costretta a decidere il contrario. Costringermi? Con qualsiasi mezzo. Con la tortura. Lei è una ragazza incantevole, anche la verità. Ma non conosce il mio stato. È vero. Ed è nemica di se stessa, perché non ha paura di sbagliare. Addio, signor. Porga i miei ossequi a sua madre.
Caffini è stato qui a dirmi che... Il signor Caffini ha pregato il soldato. Non voleva disturbarti. Se ne va, mamma. Parlavo di Frank. Sai che ti ho sempre detto, bambina? Tu sei la migliore amica, ma anche la peggiore nemica di te stessa. E io che ti ho sempre risposto, mamma. Voglio restare in pace con la mia coscienza. Con il tuo orgoglio. Così le indagini si interrompono definitivamente. Da allora, per quasi 2 anni, tutto rimase fermo, o dovrei dire sospeso nel tempo. Il signor Franklin se ne andò all'estero e mi restò a Roma. Il classico viaggio per dimenticare, se non sbaglio. Il signor Carr, benché in pensione, non accettò una lusinghiera e lucrosa proposta. La nomina a capo sorvegliante della banca Blake, fattagli dal padre del signor Franklin. Ed è verissimo. Così. Lei era molto lontano a quell'epoca. Dove? Parigi, Venezia, le Baleari. Lontano materialmente. Il signor Carlo, insomma, preferì tornarsene per sempre alle sue rose esclusive. È strano che di lì a poco mi mandassero in piazza. Avrebbe dovuto cancellare anche il ricordo di mio marito, l'ultimo caso della sua carriera, la misteriosa scomparsa della pietra di Mura, era rimasto assoluto. Il signor Kaff non è uomo da sprecare francobolli. Non sono uno stregone che venga in futuro. Dimenticate il fattore umano. Si dà il caso che Peter ce ne fosse molto simpatico. E io non lo so perché. E che suppone il contrario. La pietra di Mura. Ormai chi dubitava più della sua potenza maligna. La fine di un grande amore fra due giovani che si adoravano. La morte straziante di Rosario. Nella serie nera. Sento perché, appena ripresosi dal suo attacco cardiaco, non avesse tentato di tornare alla sua attività e alle sue lente, forse si sarebbe salvato. Ma in un vero medico c'è sempre un po' di vocazione al martirio, come per il missionario o l'eroe. Quando la grande visitatrice lo colpì, egli si era premunito, non un contro di lei per il peso. Si era assicurato un successore che meritasse di continuare la sua vita, il dottor Samuel Jennings, molto rispettabile, malgrado manco un giovane. Bene, Giulia, non tardò a seguire che indietro. Era stata una padrona giusta e generosa. Ci aveva fatto dimenticare che questa parola, padrone, esprime un concetto inaccettabile per un essere umano che abbia la dignità di se stesso. Sostiene la piangevole e la rinvengevole. Sinceramente. La signora Kelly era schiacciata da morte. E l'atteggiamento del signor Coffrey verso di lei era quello di un innamorato infelice che spendeva la felicità con tutti. E lotta per meritare furia di devozione e di fedeltà. C'erano altre due persone molto legate a Grindel, il signor Prescott, notaio, amministratore ed esecutore testamentario della famiglia, e la signorina Lady Meridio,
la cugina di lei, Giulia, che ora avrebbe fatto, per così dire, da madre a Rachele, ospitandola nella sua casa di Londra, insieme alla mia Penelope. Doveva rimanere per me memorabile anche per una nostra povera Lady Giulia, vedeva ormai le cose del mondo da ben più in alto del suo vicino. E certo si preoccupava per la vita della sua Rachele, così volitiva e indipendente. Il signor Goppe continuava a dimostrarsi assiduo e premuroso verso la cugina, a quanto mi scriveva Penelope. Già, la presenza di mia nipote in casa Mary di una donna aveva per me i suoi vantaggi. Mi permetteva di essere al corrente di ogni novità. Lady Giulia non era mai stata granché entusiasta nei riguardi di me. Chissà se adesso... Carissimo! Eccoci qui di ritorno. Mi ho ritardo, vero? Ma lei è sempre così puntuale. Ci sono dei cappellini nuovi che non per la nostra Rachele, ovviamente a gente pure. Ma sono io che tengo a distrarre e la povera Giulia dall'alto dei cieli. Sì. Grazie. Buongiorno, che sto fatto? Prendiamo una tazza di tè, naturalmente. Penelope è sempre tanto carina e se ne occuperà subito. Vero, Penelope? Subito, signorina. Sono un po' stanca. E tu, Rachele? Perché non vai a cambiare tutta? Terrò io compagnia con adesso. Stai tranquillo. Non corro un pericolo morto. Che convenienza! Dimentichi che Gozzi è quasi un fratello per me. Cucino? Anzi, secondo cucino. Che significa? Incontro perché devo parlare. Sì, Matteo. Devo parlare. Del matrimonio in genere. E della cala speranza che mi siete non mai cessato. Finora me ne sono rimasto in disparte. Ad aspettare che tu dimenticassi perfino l'esistenza di un uomo immeritevole, che del resto ti ha mostrato dalla nausea di non amarti e di non averti mai veramente amato. Franklin è all'estero da più di un anno ormai, e non negherei che non sia più fatto vivo nemmeno tu. Ma ora tu sei solo. Spero che la mia zia ci sia un certo di nessuno. Si preoccupa per te. Sì, tu hai bisogno di fedeltà, di protezione, di sicurezza. Di qualcuno che ti liberi da ogni ansia, morale e materiale.
un uomo stimato e fidato, che ti mette insieme ai propri pensieri e ti difenda contro ogni sorpresa e avversità di vita. Di un uomo. Come? Eh? Io ti sono grato per la tua devozione. Ti stimo molto. Solo stimo. Nient'altro. Invece ancora troppa amarezza. E troppo dolore. Per la morte di mia madre. Come vuoi che così a lutto? Aspetterò. Aspetterò tutto il tempo che vuoi. Io non te lo chiedo. Lo farò brevemente. Un giorno mi amerai. E ti affiderai a me. Credo. Quello che importa è che io possa sapere. Posso. Perché no? Oddio, nessuno. Non c'è nessun altro nella mia vita. È solo questo. Che speravo di dire. Ma l'anno venuto è passato un altro tempo e non ci sono state mai. È vero che mi ha scritto ogni settimana e parecchie volte è venuta qui, accompagnando la chimica, volontà sua, per quanto riguarda la vita si affida completamente, ma non vi si fermano volentieri. Evidentemente per i giovani conti troppo amari. Giovani greci, tutti uguali. Unica mia distrazione, qualche passeggio. Malgrado il timore dei reumatismi, sono fatalmente attratto da quel posto maledetto. Scomparve di nuovo da Rosa. Pochi giorni fa, mentre mi avvicinavo. Sei gentile, Rosa. Sono per Rosario. Il mare si porta sempre via. Quando arriva lui... Lui chi? Hai capito benissimo. Lui, quel mascalzone, Frankie. Perché mascalzone? Lo sai. Già, tutti d'accordo con lui. Avete colpa tutti della morte di Rosanna. Io sola ero sua amica. Senti, Rosa. Lasciami stare. Perché vuoi sapere quando arriva il signor Leo? Frankie. Rosanna lo chiamava Frankie. Va bene, Frankie. E allora? Gli devo dare la lettera. Sì, la lettera di Rosanna che dovevo consegnargli quel giorno. Io venni sulla villa, ma lui, Frankie, era già scappato. Potevi darla qui. E in tutto questo tempo? L'avrei spedita io al signor Fred. Ma lui? O nessun altro? L'avevo giurato a Rosanna. Se lui la vuole, se la venga a prendere. Solo 3 giorni fa il signor Frank è arrivato a Roma. Come ha fatto Russia a sapere del suo ritorno all'estero? E cosa contiene la lettera che solo Frank può leggere? È l'ultimo messaggio al disperato amore di Rosanna? Oppure, finalmente, la spiegazione del mistero della pietra di Roma scomparsa? Bisogna avvertire il signor Frank, telegrafargli. Se ha avuto la cortesia di informarmi subito del suo rimpatrio, è segno che
una cortesia non del tutto disinteressata la mia. Non capisco. Non capisci? Tramite tuo e di Penelope Rachele sarebbe stata informata del mio ritorno. Ah sì, e non le ha mai scritto? Rachele? No, lei dall'estero. No, Bertrecci. Non ci siamo mai scritti. Ma io ho avuto ben poche occasioni di parlarne. Le rare volte che viene qui, non vede l'ora di ripartire. E appena accennavo... No, adesso occupiamoci soltanto di Lucy e della lettera di Rosanna. Ah, così per Lucy io non sono altro che un mascalzone. Basso. Mentre per Rosanna ero il caro Fred. Come se io avessi mai... Come se mi fossi mai sognato... Sì, le avrò detto due parole gentili per tirarla su, strapparle un sorriso, vederla un momento allegra. Allora, visto che nel mio carattere scherzare, io sono un mascalzone anche per Penelope, o per Nellì, o per me, la tua. No, signore. Cos'è? Secondo Lucy, la povera Rosanna, io l'avrei sedotta e abbandonata. Non è per caso quello che pensi anche tu, Bettelucci? Io, signore. Sono esasperato, Bettelucci. Da allora, in permanenza. Accidenti alla pietra di una. È lì la causa di tutti i miei guai. Deve pensare che Rachele. Questa separazione per me è stata molto dura. E il mio viaggio all'estero, se si trattava di dimenticare, mi è servito a ben poco. Ma c'è un impulso altrettanto forte che mi spinge a non rassegnarmi. La ricerca della verità. Da questo punto di vista confesso che nemmeno io mi sono rassegnato. Ah, e il nostro caro signor Caff? Diverse volte mi sono chiesto... Non si è fatto più vivo. Mai, da quando mi mandò il suo indirizzo in Scozia. Si starà godendo le sue rose. Siamo arrivati. Sì. C'è Lucy. E dove possiamo trovarla? Quando torna? C'è nessuno. Dentro il suo sangue. Che cosa spera di trovare? Che fai, dove vattene? Quando te la fate? Quando? Quel giorno, prima di morire. Partiva. Così mi disse che partiva. Perciò mi aveva chiesto di regalare una cassetta. Mi serviva per il viaggio. Doveva metterci dentro tutte le sue lettere. Quale lettere?
nessuno mi scriveva mai. Ma te l'aveva chiesta? Sì, e io avevo solo quella. Ma le volevo bene. Una cassetta da marinaio, grande così, dove non entra mai l'acqua. E ho voluto anche la catena. Per la cassetta? No, mi è servita per legare i suoi baule. Una catena lunga. Come questa. C'era l'alta marea e ora siamo al massimo delle risorse. Sì, sono i resti del vecchio imbarcatero che va del testa distrutto molti anni fa, signore, e che nessuno ha pensato di ricostruire. Forse serviva ai contrabbandieri o ai pirati, chissà. Sì, quello è proprio il faro indicato dalla freccia. Beh, non rimane che andare a vedere. Dovrebbe esserci legata la cassetta con le catene, signore, l'aiuto. Pensa ai tuoi reumatismi, ma basto io. Sì, attento, signor Franklin, per carità, le sabbie mobili! Allora, da questa parte qua è più su. Signore Dio, lei potrebbe farmi morire di tempo ancora. Già non ne ha fatti abbastanza di disastro, il maledetto diamante. E da mia mano, thank you.
questa. Caro Vettere, ci finalmente ce l'abbiamo fatta. Io penso a lei, cos'è? È quasi incredibile che da sola. Forse si sarà fatta aiutare da Lucy. E perché allora Lucy ci ha detto? È inutile chiederglielo, non lo sapremo mai. Ho la sua giacca, signore. Non fare il maggiordomo, intanto mi l'amo. Vuoi aprirla da solo, Vettore? No. Chiedo scusa, signore. Un attimo di tentazione. Non è meglio prima portarla su? Certo, certo. Ma se qualcuno ci domandasse... L'abbiamo trovata sulla riva. Vettore. Sì, signor Frank. Io sono più ansioso di te. Il diamante, vero? La pietra di luna. Non potevamo ritrovarla che nel pozzo del diavolo. La cassetta ci fece sudare. Le incrostazioni e la ruggine l'avevano resa un blocco che sfidava lo scalone. Alla fine riuscimmo ad aprire. Dentro un pacco aggiunto in tela cerata. Confesso che le mie mani tremavano mentre aiutavo a suonare. Tremavano anche quelle del signor Franklin, ben inteso. Tra pochi attimi avremmo sentito. Tra pochi attimi avremmo visto davanti ai nostri occhi la pietra di la fonte di tutti i nostri guai col suo gelido splendore magnifico. Anche quella dannata tela ingommata faceva prova, resisteva. Ma quando finalmente cedette, ma questa è. Sì, è proprio la mia vestaglia, quella che credevo di aver perduto tra un viaggio e l'altro molto tempo dopo. Ne avevo due cose uguali. La pietra di luna, signore. Eh? Sì, forse il diamante è in una delle tasche. Basta. Caro Franklin, cosa? Già,
chiama caro Frankie. Quando leggerai, io non sarò più Rosanna Spearman, domestica presso la famiglia Verinder. Non sarò più niente. Per questo oso chiamarti come sempre dentro di me ti ho chiamato. Frankie, solo per questo. Certo, per un momento mi sono illusa. Ho pensato che il fatto di averti aiutato, di essere diventata tua complice, ci avrebbe avvicinati di più. E finché ho creduto di aver diritto almeno alla tua gratitudine, non mi è importato tanto. Vedevo che tutti cominciavano a sospettare di me. Ero pronta a sopportare qualsiasi vergogna pur di proteggerti con il mio silenzio. Come ti avevo protetto nascondendo la prova della tua colpevolezza. Chissà quali umilianti circostanze ti avevano spinto a rubare. Adesso la mia povera vita, ecco, non mi pareva più così distante dalla tua. Ma non credere che per questo io pretendessi. Sperassi, dunque. Quando cercai di parlarti, di farti capire che potevi contare su di me fino alla vita, chiedevo ringraziamenti. Speravo solo in una parola, un sorriso, un gesto che mi aiutasse a sopportare i sospetti, il disprezzo, le accuse di cui ormai non avrei potuto più liberarmi senza accusare te. Ma a te è sembrato troppo perfino questo. E mi hai ripagato. Con una crudeltà che nessun'altra donna avrebbe saputo perdonare. Hai badato solo a rimettermi al mio posto. Al mio posto. Di domestica che ascoltava dietro le porte. Hai finto di ignorare quello che stavo facendo per te. Hai finto perfino di ignorare quello che avevo già fatto. Perdonami solo a dire di ricoperto adesso, restituendoti quello che è il tuo. Per gli altri poteva essere la prova della tua colpevolezza. Per me. Per te. Vorrei che fosse soltanto la prova del bene che ti ho voluto e che ti darò anche dopo. Addio. Parto per la stanza. Vado da casa. Devo congratularmi, caro Petteridge. Un racconto limpidissimo. Quindi al momento opportuno anche saporito. Sono sincero. La ringrazio in ogni caso, signore. Il solletico all'amor proprio irresistibile a qualsiasi età. Allora, signora. È vero che non l'ho costretta a fare un viaggio inutile. C'è una materia per riaprire le indagini e condurle fino in fondo. Direi proprio di sì. Non meno male. Posso, signore? Grazie. Posso. Dunque, ricapitoliamo. Chi ha rubato la pietra di... Domanda prematura. Faccio appello alla sua saggezza. Diciamo, qualcuno che indossava la vestaglia del signor Blake ha rubato il diamante mentre la signorina Verinder dormiva. Al mattino, Rosanna, riordinando la camera del signor Blake, con particolare cura, che noi sappiamo perché,
annotato sulla vestaglia che qualcuno ogni tanto aveva rimesso a posto, proprio quella macchia di vernice di cui aveva sentito parlare come dell'unica traccia lasciata dal ladro. Questi per Rosanna non poteva essere che il signor Blake. Doveva salvarlo ad ogni costo. Infacotta la vestaglia in modo che nessuno possa notarla e la porta in scuderia dove ha il suo ripostiglio. E senza che se ne accorga, da una tasca della vestaglia scivola a terra la matita della signorina Lachede. Me l'aveva prestata più di una volta. E quando la tirai fuori se ne accorse immediatamente. Ma lei non me ne parlò immediatamente. Non che questo particolare avrebbe chiarito tutto. Ma per quanto riguarda Rosanna sappiamo il resto. Si procura la cassetta da Lucy, vi nasconde la vestaglia, cerca di parlarle, signor Blake, scrive la lettera e attua con l'aiuto di Lucy o meno il romantico piano dell'ultima prova d'amore. Ma anche la signorina Rachele è assolutamente convinta che lei è colpevole, signor Blake. E anche lei le vuole bene. E anche lei vuole salvarlo. Col silenzio. Il che spiega tutte le sue reazioni. Ma perché si è convinta? Non certo a causa della vestaglia, come per Rosanna. E le persone sospettabili del furto, oltre a lei, erano e sono parecchie, come ben sappiamo. Mentre noi abbiamo una prova convincentissima della sua innocenza, signor Blake. Quale? Il fatto che i tre bramini siano rimasti a Londra, anziché seguire lei nelle sue peregrinazioni all'estero. Infatti, Betteridge li vide al funerale di Lady Julia. Se avessero sospettato di lei. Ma allora il diamante? Qualcuno, il ladro, o la madre, o un complice, da qui, lo ha portato a Londra, dove probabilmente si sono perse le sue tracce. A me interessa solo sapere perché Rachele mi crede il ladro. E se lei non parla, non arriveremo mai a saperlo. Ci arriveremo. La simpaticissima Penelope non l'ha informata ad altro a proposito della situazione a Londra. C'è stata una visita ufficiale del signor Godfrey a casa Mary. Oh, non credo che la cosa abbia per lei la minima importanza, Godfrey, caro. Ma io sono convinta che lei entrerà presto a far parte della famiglia. Quindi... Esatto, Miss Mary. La cosa non ha la minima importanza. Ma io sento ugualmente il bisogno di esternarle tutta la mia devota gratitudine per la prova di fiducia che lei ha voluto darmi. Secondo me, lei è troppo altruista. È un difetto. Ebbene, confesso di possederlo. E insomma, grato. L'altro giorno, Wilkie, il marchese di Ilford, mi ha detto: Godfrey, ti rovinerai per gli altri e non ti diranno nemmeno grazie. Io tento non farlo. Che cosa? Non rovinarsi. È la nostra Rachele. Credo che non mi scusi. Perché? È sempre così contenta quando la incontra. Negli ultimi tempi poi mi è parsa molto affettuosa con me. Capisco che in questi giorni... In questi giorni? Beh, il ritorno di Franklin, anche se ormai è un estraneo. Franklin è tornato? Sì, non lo sapeva. Deve essersi tenuto ben nascosto. Noi l'abbiamo saputo da Penelope, a cui ha scritto lettere. E Rachele lo ha visto. Ma neanche per sogno. Non ci pensa neppure. Del resto Franklin lo si è fatto vivo, per voi. Visto che Rachele è tanta tanto. Io faccio così. Rachele l'aspettava. E Franklin non conta più nulla per me. Scusami, cara. Buongiorno, ok. Intanto noi prepariamo il tè.
E io che invece... Voi uomini proprio non avete nessuna sensibilità. Ne sei convinto? Io so che mi guardi così. È passato troppo tempo. Sei stufo di aspettare? Pretendi una risposta definitiva. E te ne meravigli. Sai che mi diceva sempre mia madre? Mi diceva... Rachele, tu sei la migliore amica, ma anche la peggiore nemica di te stessa. Che sì. Che potrei fare uno sbaglio, di cui ci pentiremo per tutta la vita. Rachele. Non tentarmi, Dorothy. Sono abbastanza infelice e abbastanza temeraria per tutti i sì. Che c'è? Hai cambiato idea? Io? Ma allora? Io so perché tu oggi mi dici così. Franklin è tornato. Tu senti di amarlo ancora. E vuoi creare l'irreparabile. Tagliare i ponti dietro di te. Tu credi che sia così? Come puoi dubitare? E vuoi che io... Go! Ora ti stimo e ti ammiro più che mai. E sento... Sì. Sento che sto imparando a volerti bene. Vuoi che rischiamo insieme? Per me sarebbe facile. Realizzerai il mio sogno. Ma tu... E sarei io a renderti felice. Godfrey! No. Sono io che ti chiedo di smettere. Se un giorno il tuo cuore si vede per niente. Quel giorno verrà presto. Lo sento. Non farmi più forte di quello che sono. Addio. Non addio. Interessante personaggio il signor Abel White. Peccato che la sua esistenza sia limpida come atto di conflitto. Lady Julia non l'aveva in molta simpatia, signore. Come vanno i suoi affari? Io non ne so niente. E poi sono appena tornato. Forse è vero che ha raccolto qualche notizia. Si dice in giro che gli affari non gli vanno bene. Ecco un buon motivo per non sospettare di lui. Se avesse rubato il diamante. Signor Blake, lei lo ritiene un rivale pericoloso? Non ho più il diritto a considerarmi un rivale. Potrei disporre del calesso? Oh, sì, signore, anche della carrozza. Parker sarà felice. No, i cavalli non si muovono mai. Devo fare delle visite a Rising. Allora, comincia la caccia. Cerchiamo intanto di fare un po' di luce. Solo un po', signor. Come direbbe il suo Robinson, caro Betteridge, la luce è troppo forte, acceca come il buio. Oh. Queste tazze, non vorrei dire una bestialità troppo grossa, sono per caso olandesi? Olandesi, per carità, no, non le ho comprate in Olanda. Bel paese, vero? Oh sì, molto pittoresco. Ci siamo stati l'anno scorso, un viaggio magnifico. Ecco, signor
Questa è la pazzia com'era fino all'anno scorso. E questa è la pazzia com'era un tempo e come presa poco sarà al termine dei restanti. Un'impresa memorabile ed esaltante, impegnativa oltre ogni limite. Chissà quanto verrà a costare. Oh, la spesa è già quasi interamente coperta. Sì, ecco. Un miracolo! In un certo senso, devo ammettere che mia moglie ha ragione. Due fra i più grandi proprietari terrieri della contea, che avevano sempre detto di no, hanno mutato all'improvviso parere, destinando grosse somme al ripristino. E così è stato per la Soprintendenza Nazionale Patrimonio Artistico. Parere negativo per anni e poi all'improvviso. Il terzo miracolo. No, signore, perché non dovrei? Vi aspetterei dopodomani a Villa Verinder, nel pomeriggio, verso le 4, diciamo. Alle 4 dopodomani a Villa Verinder. Perché no? Non abbiamo impegni per quel pomeriggio, vero Patrick? No. Meno male. Però che non c'è alla villa, neanche un parente. Non so se è corretto. Metterei qualcosa di più di un maggiordomo. Sì, capisco. Visto che ce la chiede lei, ispettore. Confesso che non l'ho mai mandata giù quella sparizione misteriosa del diamante. Nemmeno io. Tanto che vuol dire? Il diamante era falso. Ah, sì? Sì. E i Verinder se ne sono accorti e l'hanno fatto sparire. Perché si vergognavano. Ipotesi geniale. Da quando siamo ritornati in possesso delle nostre terre, Patrick è il partito più brillante dell'intera contea. Questo è avvenuto di recente. Oh, poco più di un anno fa. Signor Cap, non penserà che abbia ricomprato le mie terre vendendo la pietra di luna dopo averla rubata? No. Tanto al resto, signor Cap, non c'è nessun segreto. Mio fratello possedeva mezzo Yoshi. Ha pensato bene di morire. E io ero unico erede. Ecco tutto. Non mi crede? Sì, sì, ispettore Carlo. Ho sentito parlare di lei. Non dal dottor Candy, no. Se non sbaglio, quando lei fece una rapida apparizione a Villa Verinder, il mio illustre maestro ed amico era a letto. Colpito dall'attacco cardiaco subito dopo il suo ritorno dal pranzo alla villa sotto il temporale. Una persona veramente degna, il povero dottor Kenny. Un po' irascibile, maniaco delle erbe. La mania che condivido. Capisco, capisco. Il suo discepolo. E poi lui era angosciato dalla faccenda dell'ospedale. L'ospedale? Sì. Un ospedale attrezzato, moderno, indispensabile nella contea. Lui voleva farlo costruire ad ogni costo. E non c'è riuscito. Ma che? Promesse, tante, ma fatti, nessuno. Mi dispiacerebbe venire dopodomani a Villa Verinder verso le 4 del pomeriggio. Perché? Non intende venire. Dico questo, ma vorrei sapere. Le sembro del tipo da far perdere inutilmente tempo ad un medico. Dispaccio urgente da Londra. L'altro bicchiere è per me, spero. Su questo non c'è dubbio, signor Kelly. Per bene.
Uno dei convocati aveva una gran fretta ad arrivare. Manca quasi un'ora alle 4. Forse è Parker che ritorna. Parker? E dov'è andato? È meglio andare a vedere, Peter. Forse Parker ha fatto un viaggio inutile. Sì, sì. Devo chiedere a Betteredge dove se lo procura. Perché Parker potrebbe aver fatto un viaggio inutile? Perché la carrozza potrebbe ritornare vuota. Sentiamo, che cosa è successo di tanto urgente perché tu dovessi spedirmi quel telegramma? Beh, io non ho spedito nessun telegramma. Eh? Penelope, dammi. Adesso mi dirai perché, Migliacco. Mi dirai finalmente in faccia perché tutto questo tuo odio, questo tuo disprezzo. Sei un ladro. La pietra di luna l'hai rubata tu. Ma non è per questo che ti odio. Sarei stata capace di perdonarti. Anche un momento fa. E senza chiederti spiegazioni. Mi avremmo perfino riso insieme. Ti avrei detto, perché rubarti? Bastava chiedermi. Bastava chiedermi qualsiasi cosa e te l'avrei data. Disgustosa, indegna, è questo che mi fa impazzire. Ti fa impazzire, vero? Avanti, stai. Provamelo. Lo neghi ancora. Provamelo. Altrimenti, perché credi che la pietra di luna l'abbia presa io? Perché lo credo. Perché lo so. Ti ho visto rubarla con i miei occhi. Grazie. Lo vede, signor Blake, che ci siamo arrivati. Thank you.